tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo insieme degli snack super facili, veloci da preparare, sono buonissimi, freschi, ma soprattutto sani e si preparano utilizzando il burro di mandorle al cacao che vi ho fatto vedere nel video precedente. Se non l'avete visto vi metto il link diretto per andarlo a vedere. È facile da preparare ed è una crema molto golosa che si può utilizzare per preparare questi snack che vi faccio vedere oppure anche semplicemente da utilizzare su una fetta biscottata la mattina. Quindi iniziamo subito e vi faccio vedere questi golosissimi snack. Faremo insieme questi biscotti freddi senza utilizzare il forno, che si preparano con soli 3 ingredienti, facilissimi, veloci da fare. Vi occorreranno delle mandorle che andremo a tritare all'interno di un tritatutto, possibilmente molto potente, infatti io utilizzo il Bimby, alla massima velocità per qualche secondo. Se non l'avete non vi preoccupate, utilizzate un semplice tritatutto e tritate fin quando le mandorle saranno diventate davvero polvere. Aggiungiamo a questo punto il nostro burro di mandorle al cacao, 65 grammi, che corrispondono a circa 2 cucchiai molto abbondanti. Ci mettiamo anche un po' di dolcificanti, in questo caso io utilizzerò il miele, ma potete utilizzare anche lo zucchero oppure la stevia. Metto 2 cucchiaini di miele, ma anche di più non ci stava assolutamente male perché il burro di mandorle non era dolce. E a questo punto tritate e otterrete questo composto che, come potete vedere, tranquillamente potete comporre con le mani. Quindi inizieremo a creare i nostri biscotti, quindi daremo una forma di biscotto a questo impasto. Creati i nostri biscotti, andiamo a sciogliere un po' di cioccolato fondente, lo mettiamo in una sac à poche e creiamo questa decorazione. Potete anche mettere quello che volete, per esempio della frutta secca sopra, quello che più preferite. Li mettiamo in frigo o in freezer per un paio di ore, fin quando si saranno completamente addensati. E questi sono i biscotti senza cottura, facilissimi con soli 3 ingredienti. Passiamo adesso al porridge in bicchiere con marmellata. Questo porridge l'ho fatto con fiocchi di avena, latte di mandorle, un po' di dolcificante, in questo caso ho utilizzato sempre il miele, e infine anche il burro di mandorle. Andremo a sciogliere tutti questi ingredienti all'interno di un pentolino che porteremo ad ebollizione. Io ho diviso le dosi, quindi le dosi che vedete sono dimezzate, perché con le dosi che vi ho dato vengono fuori circa 2 bicchieri molto grandi di porridge, quindi se volete anche voi farne solamente uno, dividete semplicemente tutte le dosi a metà. Metto il mio porridge sul fuoco fin quando appunto tutto il latte si sarà quasi asciugato. A questo punto posso iniziare a creare i miei bicchierini. Inizio con una base di porridge, poi metto su una marmellata di lamponi. Potete utilizzare la marmellata che preferite o anche per esempio la crema di nocciole o addirittura direttamente il burro di mandorle. Quindi potete davvero crearlo come più preferite. Alla fine decoro con un paio di mandorle e un po' di lamponi. E vi assicuro che è buonissimo, non è assolutamente dolce come si può pensare visto che c'è la marmellata, perché comunque il porridge è molto equilibrato. Passiamo ad un altro snack, questo è un classico ed è il gelato alla banana, a cui io praticamente ho aggiunto il burro di mandorle per dargli appunto un sapore un po' più particolare e molto più goloso. Ho congelato a pezzi una banana e una volta congelata l'ho messa all'interno di un tritatutto dove ci ho aggiunto un cucchiaio di burro di mandorle al cacao. Ho semplicemente frullato e il mio gelato è pronto. Ovviamente per renderlo ancora più goloso io ci ho aggiunto anche delle gocce di cioccolato. Ho decorato il mio gelato con qualche scaglia di mandorla e qualche altra goccia di cioccolato. E questo è tutto. Come sempre, se questo video vi è piaciuto e vi sono piaciute queste idee, mi raccomando fatemelo sapere giù nei commenti e lasciatemi un like. Io vi aspetto nel prossimo video, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!